Vediamo, eccoci qua, siamo in diretta. Buon pomeriggio ragazzi e buon pomeriggio colleghi. In questo momento qui a casa c'è un elicottero che sta girando e rigira e rigira e ogni tanto sicuramente sentirete il rumore dell'elicottero. Bene, oggi è la seconda puntata che sto trasmettendo qui sul canale Switch e per sciogliermi un pochino e raccontarvi questa storia del Hombres di Tenerife. C'è anche Mujer di Tenerife per le giovani ragazze che vogliono apparire. Anche perché con questa passione dell'hobby, di allenarsi a un'età un pochino avanzata e fare un cambiamento profondo personale, mi sono sfidato e ho fatto il primo step di 2 mesi allenandomi con vari atleti e anche a Tenerife ho avuto la grande opportunità di allenarmi con Cristiano Favorito, che è un'eccellenza su quel settore del calisthenic, e veramente mi ha aiutato tantissimo. Lo ringrazio in questo video perché mi ha dato bei consigli. Poi entreremo anche in un programma ben preciso, ma ve ne vorrei parlare un po' più avanti per vari motivi, proprio perché è un po' complessa la situazione. Per la prima volta nella mia vita mi sto allenando un po' più a livello scientifico, non più con il peso, ma con i centimetri. Perché, come dicevo prima, ho fatto il primo step di 2 mesi, allenamento tutti i giorni, più o meno da 1 ora a 2 ore, dipende dall'attività, se dovevo fare bicicletta o qualche altra cosa. Anche perché quando si decide di togliersi quasi tutto il grasso corporeo per arrivare a una percentuale che ti posso dire dal 5 al 7%, non è facile, non è facile perché nel momento che tu fai una dieta o mangi di meno, tu dimagrisci, ma anche la pelle casca. Allora, per ovviare a questo, o si fa un po' più lentamente per noi anziani, o a un certo punto ci possiamo aiutare con delle creme che possono tonicizzare la pelle, se vuoi. Però la cosa bellissima è che ci vuole un po' più di tempo per riprendersi. Uno degli aneddoti a Tenerife è che nel momento che sono arrivato quei 10 giorni di vacanza, da una dieta abbastanza stretta, ho potuto aprire il portone e mangiare più carboidrati possibile, veramente, veramente tanti. In pochi giorni questi carboidrati hanno fatto il loro effetto e in qualche scatto fotografico si comincia a intravedere una figura maschile con dei movimenti, delle curve, delle ombre molto interessanti. Sicuramente adesso parte il secondo step su Hombres e Mujeres di Tenerife, lo faremo un po' più complesso. Che cosa significa complesso? Significa che adesso lo sto facendo da solo, questa cosa qua. Sì, ho degli amici, ma ancora non si dà un valore perché fare questa cosa qua. Però a questo ci vorrei arrivare un po' più avanti. Quello che vorrei raccontarvi è che lo facciamo più complesso di 6 mesi e sto promuovendo questa iniziativa per
portare un gruppo di amici appassionati del corpo, calisteniche, eccetera, una bella vacanza con delle belle fotografie. Perché non fare delle fotografie sotto un vulcano di 4.000 metri o un Atlantico spettacolare? Poi vi farò vedere piscine naturali che sono bellissime e tante, tante, tante altre cose. Proseguendo, quindi lancio a chi sarebbe interessato, mi può contattare privatamente, può mandarmi qualche foto che già ha, e questo mi rivolgo anche agli amici o alle persone che hanno già partecipato al calendario nel 2014, e già qualcuno muovendo i ricordi mi ha contattato e comincio a pensarci se seriamente o no, perché questa avventura non è un'avventura semplice, è un'avventura seria. Se realizziamo un gruppo qui in Italia che ci si affiata e ci si allena anche insieme con consigli o frequentarsi per quello che è, per arrivare poi a un viaggio di 10 giorni e divertirsi con tante tante foto, dove poi realizzeremo un bel calendario, che lo potrò produrre su Amazon, e quindi potrebbe essere un oggetto simpatico per un'avventura digitale, se vogliamo, perché poi le immagini sono sempre digitali e il mondo è cambiato, comunichiamo con queste nuove tecnologie le immagini stesse. Quindi è un gioco, però è anche vero che dietro il gioco c'è sempre qualche cosa che ci aiuta, perché in fin dei conti dobbiamo essere disciplinati. In fin dei conti, se vogliamo scendere peso, la cioccolata, eccetera, si può anche mangiare, però in contesti diversi. Io mi ricordo i 500 grammi di Nutella che finivano in una settimana e facevano parecchi danni. Allora, il tutto poi è per la persone della mia età e per mantenermi in forma e in salute. Questo è fondamentale. Per non farlo diventare pesante, bisogna giocarci anche un pochino. E questa del calendario non è che uno deve essere un modello, anzi, io ci sto pensando anche seriamente. Sono vicino alla pensione. Se una cosa mi appassiona, potrebbe anche diventare una professione da modello. Non è detto che i modelli devono essere solamente giovani, ma ci sono anche modelli che possono avere una certa età e essere anche affascinanti. E quindi sicuramente da quando ho cominciato ad allenarmi in questa cosa, ho cominciato a mettere fotografie, a divertirmi e a fare, e la cosa bella è che il gentil sesso è interessato, ma non volgarmente, è interessato a questi giochi che poi ognuno di noi, dentro di noi, ci avrebbe voglia di fare questa cosa qua, però per vergogna non lo fai. E allora, per aiutarti o avere coraggio a sfidarti, come, non so, parlare in pubblico, anch'io studio ancora e cerco di migliorarmi e cerco di trovare delle soluzioni per dare emozioni alle persone. E quindi questo video, dove sto parlando di hombres e di mujeres di Tenerife, sono foto artistiche, nel senso che non c'è bisogno di stare svestiti, eccetera.
successivamente, però qualche movimento in base a sempre alla personalità della persona. Io ho scelto per me questa foto di aprile 2024 che mi rappresenta. In che senso? Mi rappresenta che di solito uomini della mia età sono molto restii a queste cose qua, però non è che mi fa sentire giovane, mi fa sentire me stesso. La realtà è proprio l'immagine, e il tempo è un'illusione di tutti noi. È solamente trovare un atteggiamento diverso per arrivare alla fine che ci sarà per tutti, e quindi tutti i miei sogni che non ho potuto realizzare quando ero un po' più giovane, adesso li sto incastonando tutti quanti, anche questo qui del modello. Fare da giovane, lo potrei fare anche da anziano, per dire, perché quando mi sono allenato a Tenerife con gli amici, e a un certo punto ci abbiamo tutti più o meno la stessa età, e facevamo le battute: noi anziani ci alleniamo in questo contesto. Però è come quando la prima volta ti dicono signore, e quindi già vedi che tu stai crescendo e stai cambiando. Questo avviene anche quando uno è un po' più grande. Bene, e quindi lancio a chi seguirà questo video di iscriversi alle pagine Hombres o Mujer di Tenerife, mandarmi una foto bella di quello che loro già hanno fatto per iniziare, e da quello far entrare nella routine e raccontare la storia, come ho raccontato io la storia di allenarmi. Le persone che parteciperanno, queste 12 persone, 11 più o meno, perché sono 12 mesi, io sono uno e voi siete 11, quindi è un bel gioco, e sicuramente riusciremo su questa sfida e togliervi la vergüenza, come dicono in spagnolo, per un ricordo che rimarrà per tutta la vita. Io l'ho fatto, per dire, anche quando sono tornato da Tenerife ho impaginato quelle foto, perché a Tenerife ho fatto anche il nonno e l'ho fatto intensamente, e mi ha anche stancato, nel senso, perché abituato a stare da solo con due nipoti che hanno fatto l'ira di Dio, e sono molto contento di questo, e quindi ho cambiato anche un modo di vedere la vita in un'altra maniera. Quindi a aprile tornerò anche per fare il nonno, non solo per fare il calendario, però non ci vuole tanto per fare un calendario, ci vuole solamente un po' di organizzazione e idee chiare, ma quello che pian piano che andremo avanti insieme potremo giocare insieme. Io vi ringrazio questo pomeriggio con l'elicottero che c'è, adesso non si sente più, però è stato parecchie ore a gironzolare, sarà successo qualcosa, poi lo sentiremo in qualche telegiornale. Bene. E poi va bene, poi vi parlerò del corso di Extension che ho il 2 di novembre in MTC, via di Tor Vergata 39A, e quindi contattatemi se siete qualche parrucchiere giovane che ha voglia di migliorare la sua vita e imparare come stendere i capelli con le quattro
tecniche base e quindi chiamatemi. Bene, sono contento, abbiamo fatto 15 minuti, la seconda puntata, la terza puntata, non so ancora, adesso oggi abbiamo parlato di ombre e mogliere di Tenerife e nelle prossime puntate sicuramente parleremo anche del corso, ma non solamente del corso, ma parleremo dei capelli in generale. Le nuove mode, quello che potrà essere la tendenza dei colori, eccetera, con interviste con amici, colleghi e anche qualche persona nuova del gruppo Estensore Group. Bene, grazie, ciao, ci aggiorniamo.